Roma, 60 avanti Cristo. Marco Porcio Catone e Cicerone si stanno godendo un momento di relax alle terme. Dopo il bagno nel Calidarium, i due si sono immersi nell'acqua fredda del Frigidarium e, mentre si dedicano alla cura del corpo e ai piaceri dei balnea, non trascurano i negozi della politica. Stanno infatti discutendo dell'emire di Cesare, che aspira a farsi eleggere console dopo i successi militari ottenuti come governatore della Spagna. «Si Cesar, cupidus est». Se Cesare, dice Cicerone, è desideroso, nomen profitendi, di presentare il suo nome, cioè di presentare la sua candidatura, Rome esse debebit, dovrà essere a Roma, ut mos est, come è consuetudine, Catone. Quindi, secondo Cicerone, per presentare la sua candidatura al consolato, Cesare dovrebbe rinunciare al trionfo che gli impediva di stare a Roma. Soffermiamoci sull'espressione profitendi nomen. Profitendi è il genitivo del gerundio di profiteor profiteri, retto da cupidus, dunque desideroso di pronunciare. A sua volta, profitendi, che abbiamo tradotto in italiano con di più infinito, di presentare, regge l'accusativo neutro singolare nomen. Ma Cicerone avrebbe potuto formulare lo stesso concetto in un altro modo, non con il gerundio, bensì con il gerundivo. Eccolo. Si Cesar cupitus est profitendi nominis, se Cesare è desideroso cupitus est di pronunciare il nome profitendi nominis, cioè di presentare la sua candidatura, Rome esse debebit, dovrà essere a Roma ut mos est Cato, come vuole la consuetudine Catone. La traduzione è la stessa, tuttavia nella prima vignetta Cicerone ricorreva al genitivo del gerundio seguito dall'accusativo del sostantivo nomen. Qui invece ha usato il gerundivo di profiteor profiteri concordato con nomen nominis, profitendi nominis. Ma come si arriva a tradurre di presentare la sua candidatura? Il primo passaggio è la traduzione letterale del costrutto, e cioè desideroso del nome da presentare, della candidatura da presentare. A questo punto si trasforma il gerundivo profitendi in un infinito preceduto, poiché si tratta di un genitivo, dalla preposizione di in italiano, di pronunciare, di presentare. Poi il complemento indiretto nominis, in caso genitivo, diventa complemento oggetto, quindi di pronunciare il nome, cioè di presentare la candidatura. Nella scena che abbiamo appena esaminato abbiamo visto come il gerundivo usato in funzione attributiva, cioè come attributo del nome, è impiegato per sostituire la costruzione del gerundio seguito dal complemento oggetto. In latino è dunque possibile dire Cesar nomen profitendi cupidus est, usando il genitivo del gerundio più il nome in caso accusativo, oppure Cesar profitendi nominis cupidus est, usando cioè il nome e il gerundivo in caso genitivo.